Ciao Das, come state iscritti? Spero che state benissimo. In questo video oggi risponderò a una domanda che mi è stata posta su AskFM. Ma prima di rispondere a questa domanduzza, vi dico una cosuzza, anzi no, due cosuzze. Se mi vedete con la stessa maglia dei vari video precedenti, è per un motivo solo. Che non mandava di cambiarmi la maglia per fare il video, le ho detto ok, sai che vi dico, registro la stessa maglia e chi se ne. La seconda cosa, rimanete attivi come iscrivendovi al mio canale YouTube, commentando e attivando la campanellina e sotto in descrizione troverete i link dove mi potete contattare. Bando alle ciance, iniziamo con la domanduzza. La domanduzza è quale preferisco tra libri di carta o elettronici? Innanzitutto voglio dire una cosa, i ragazzi vengono accusati che non amano leggere i libri, in realtà è un paradosso, perché i ragazzi adorano i libri, però non leggono i giornali. Sono andata a un centro commerciale e vedevo nelle varie zone libri, vedevo tantissimi ragazzi, allora mi domando come mai li accusano che non leggono, se in realtà io vedo che entrano cioè a comprare libri. Punto di domanda, e la mia risposta è stata questa: penso che i ragazzi non amano leggere i giornali perché comunque non gli interessa. Interessa leggere dei libri che interessano loro, è normale, cioè adorano leggere ciò che amano. E quindi la domanda che mi è stata posta: se preferisco acquistare libri cartacei o libri letti sull'ebook, quindi elettronici. Allora, innanzitutto do la mia opinione personale, che possa piacere o non possa piacere, ma la mia opinione personale, quindi, ragazzi, ditemi tutti, è soggettiva. Allora, come voi sapete, io sto ritornando a leggere libri. Purtroppo da tantissimo tempo che non leggevo libri perché pigrizia, non mandava di legge, quindi dico no, non mi va, preferisco fare altro. Adesso mi è ripresa la voglia di leggere libri e ho molti libri cartacei e non ho libri in book. Però mi piacerebbe leggere entrambi perché, allora, innanzitutto con i libri cartacei facciamo sì che le varie case produttrici di libri possono vendere, quindi c'è un commercio così economico. L'ebook è un altro modo per poter leggere libri, quindi aiutiamo anche acquistando online su ebook i libri, quindi facciamo sempre circolare la moneta, quindi entrambi i libri, entrambi i modi comunque ragazzi. Però preferisco i libri cartacei perché li posso sottolineare, li posso fare mille cose. Voi dite, ma sarà anche l'ebook, lo puoi fare. Sì, lo so, ma ha un altro senso leggerlo cartaceo e leggerlo ebook. Anche se, come ho detto prima, entrambi li preferirei perché comunque non portare sui vari mezzi, non ti va di portare il libro, prendi l'ebook e lo leggi lì. Quindi è molto pratico quando vai nei mezzi. Invece quello cartaceo lo ritengo, diciamo, più no idoneo. Mi piacerebbe più leggerlo in casa perché sono in tranquillità. L'ebook lo hai in altro, lo leggi così e fai prima per non portarti i libri, perché molti libri sono veramente dei mattoni. Apriamo e chiudiamo le virgolette. Però l'ebook è comodo, pratico per chi viaggia, soprattutto viaggia tantissimo e non può portare 20.000 libri, però l'ebook è pratico. Questa è la mia opinione personale, chiedo a voi se preferite acquistare libri online, quindi via internet o in book, oppure avere libri cartacei, dove acquistate libri, nelle librerie, online, se preferite libri stampati o in book. Ditemelo sotto nei commenti, un bacione e ci vediamo nel prossimo video, alla Tadas!